Thank you.
ha raggiunto il suo apice. Durante il conflitto iniziato nel 1964 dalle forze americane, in violazione degli impegni presi a Ginevra, vengono usate bombe di ogni tipo, compresi defoglianti come il napalm. In ogni parte del mondo si organizzano manifestazioni di protesta per spingere gli Stati Uniti a un accordo di pace. Nascono le canzoni contro la guerra. Al Festival di Woodstock, stato di New York, Jimi Hendrix esegue The Star-Spangled Banner, l'inno americano. Con un suono distorto che evoca i boati, le esplosioni delle granate, i bombardamenti dal cielo, il crepitio delle mitragliatrici alternati agli acuti stridulie delle sirene, è la più incisiva canzone contro la guerra di tutti i tempi. Secondo fonti americane, il numero totale dei morti durante il conflitto dal 64 al 75 è di 7.300.000 uomini. La guerra è durata 2.376 giorni, la più lunga combattuta dagli Stati Uniti e la prima che hanno perso. Il commento di Hendrix all'inno: l'ho semplicemente suonato, sono americano, così l'ho suonato. Me lo facevano cantare a scuola, è stato un ritorno al passato. Non ho pensato che fosse irriverente, per me era bellissimo. Grazie. Hey Joe, work on that. Let's go away.
saluti a nome dell'ordine iniziatico dei Cavalieri della Luce. In questi 7 anni non è mai stato un segreto che dietro all'operatività del cancello ci fosse il supporto di membri del nostro ordine. All'inizio della serata Andrea ha accennato al fatto che questo sarebbe stato l'ultimo concerto, l'ultimo ma non l'ultimo. In che senso? Beh, sicuramente è un addio a questa struttura, nel senso che dopo 7 anni in cui questi locali sono stati aperti al pubblico, ne riprendiamo possesso per delle attività interne nostre. Però chiaramente non è che un arrivederci al progetto del Cancello del Cinabro, che rinascerà, che porterà degli eventi e degli spettacoli, se possibile, ancora più coinvolgenti. Questo è quanto avevo da dire sull'argomento e quanto vi ho detto. Adesso un brindisi per salutarvi, e l'unico brindisi che è possibile in questo caso è a tutti noi. Grazie. Non si può però brindare senza musica quando si hanno lì dietro le quinte degli artisti come Andrea Cervetto Trio. Per cui, per cortesia, su, venite a farci un bis, ve lo chiedo una volta sola a nome di tutti. Dai, bis! Non era neanche preparata questa cosa, proprio è venuta così. Oh, qua vi vedi, noi no? Nobody told you until I'm fold your love. I don't know why someone controlled you deep on your soul. Thank you.
Ciao, grazie, buonanotte. Arrivederci in un altro posto, da un'altra parte, dove vorranno loro. Ciao!